Ladies and Gentlemen! Guten Tag, Monsieur! Sehr geehrte Damen und Herren! Señoras y señores! Signore e signori, buonasera! Sta per iniziare una nuova puntata de I due compari più uno, il vostro Gianluca che vi sta parlando, Priscilla, il grande Saiuz ed il nostro testa di caso, in aiuto e pure di supporto anche alla regia di Saiuz, vi terranno compagnia anche con i loro ospiti che la diretta del lunedì sera di RadioSaiuz.it abbia inizio. Via! E buonasera, bentornati qui su www.radiosaiuz.it come ogni lunedì con i due compari più uno. Anche oggi, lunedì 5 febbraio, questo gennaio che sembrava non finisse più, a quanto pare è finito, sta già iniziando il carnevale e non so tu, caro Marco, se hai già mangiato le frappe. Oddio, sì, ma si può dire che le ho mangiate e si può dire che mi sono anche piaciute, perché sai che ogni tanto dipende dove vai a mangiarle, attenzione, perché ci sono dei posti qua vicino, perché noi trasmettiamo da Treviso, Pivi di Soligo, Veneto, ricordiamo, la mia vicina di casa fa delle buone frappe, frittelle. Allora andiamo tutti dalla vicina di casa di Marco. Ricette venete, e quindi le fa ancora buone, come una volta, insomma. E il nostro caro collega Pablo ci raggiungerà. Sì, ci raggiungerà fra un po', comunque, perché ha finito di lavorare, quindi finisce di lavorare a breve, quindi ci sarà anche lui, fra 5-10 minuti c'è anche Pablo, e passo la palla a Ugo, che insomma, è qui con noi. No, ero andato in cantina, si parlava di Nero Dauro, si parlava di bere, io mi ero fatto un giro in cantina. Buonasera a tutti quanti, buonasera a voi, buonasera al nostro ospite, buonasera al condominio di Radio Saiuz, come direbbe buon Saiuz appunto. Un po' megalomane che ha dato il nome alla radio, ma vabbè, così il suo nome. Bene, io prendo la parola per ricordare come sempre che Radio Saiuz si avvale della collaborazione di diverse web radio, che sono appunto Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri, Radio Isso, Radio Valdichiana, Moderano Radio, Radio Amber, Radio Anche e Radio Indie completano per ora questo giro. Inoltre ci si può seguire sulla nostra pagina Facebook di Radio Saiuz, la chat è aperta e io consiglio caldamente di scrivere e di porre tutte le domande del caso, come anche la chat del sito di Radio Saiuz al radiosaiuz.it. Mi raccomando, scriveteci. Che dire, siamo già partiti, io ripasserei la parola a voi ragazzi. Allora, abbiamo in studio qui con noi, anzi non qui con noi ma virtualmente con noi, la nostra ospite Beatrice Campisi. Ciao Beatrice. Ciao a tutti. Ecco, come potete vedere se siete connessi o in diretta Facebook o comunque sul nostro sito in streaming, quindi la web TV, la potete vedere anche proprio in diretta in video. Allora, dici un po' da dove stai trasmettendo, magari anche cosa fai nella vita, così giusto per introdurre un po' la tua vita anche ai nostri ascoltatori. Sì, io sto trasmettendo da il bilocale nel quale vivo, che è un seminterrato molto modesto, in cui vivo col mio cane. Non so se adesso verrà a storcherarmi. No, che cane è? È uno spinoncino, si chiama Spina infatti, poi magari se si scriva ve la faccio vedere. E comunque io vivo a Pavia e sono siciliana, ma appunto mi sono trasferita qui diversi anni fa, mi diletto a fare diverse cose, quindi i miei studi mi hanno portato a scuola praticamente a fare l'insegnante, perché ho studiato le lettere classiche, però ho sempre mantenuto la passione per la musica e quindi
per questo motivo, insomma, sono qui anche per presentare il mio primo album che è uscito il 6 dicembre scorso, e quindi io sono una cantautrice, ecco, poi è quello che quando mi chiedevano cosa vorresti fare da grande, comunque io rispondevo la cantante, quindi anche se mia sorella però si lamenta perché dice che sono abbastanza, cioè, ho nell'animo anche l'animo proprio della maestra, quella cattiva, quindi quella severa. Infatti lei è proprio, mi odia da questo punto di vista. Beh, però non si direbbe, cioè, sembri una persona molto dolce, molto solare. Beh, sì, in realtà sto scoprendo di essere abbastanza buona anche con gli alunni, mi dicono tutti che sono buona, io invece mi aspettavo di essere un po' più, diciamo, dal pugno di ferro, invece no. Allora, noi abbiamo... Dicci Marco. Sì, comunque fare i compiti a casa, insomma. Beh, certo, per forza. Beh, allora, sappiamo che è uscito il tuo disco il 6 dicembre, si chiama Il gusto dell'ingiusto. Parlaci un po' di questo progetto. Sì, vabbè, intanto per parlare un po' del titolo, ecco, perché magari ci sono sempre dei dubbi su questo titolo. Il titolo è tratto dalle Confessioni di Sant'Agostino, è un passo che mi è capitato di tradurre, perché appunto è stato in questo settore. E mi aveva colpito questa confessione vera e propria di Agostino da giovane, che aveva, come dire, dichiarato di aver rubato queste pere non perché fossero più buone, eccetera, ma perché comunque solamente per il piacere di commettere un atto non lecito. E di conseguenza mi aveva colpito proprio il contrasto, no? Questa volontà dell'uomo di rialzarsi nonostante l'errore. E per questo ho intitolato il CD così, sono 12 tracce, e i temi affrontati sono svariati, però appunto c'è questo filo conduttore proprio del dualismo della personalità umana, e che comunque secondo me, anche in base a quello che ho scritto nei miei testi, regna poi in fondo dentro ognuno di noi, quindi non c'è un... cioè il bene e il male sono fondamentalmente relativi. E poi vabbè, ci sono ovviamente anche testi che parlano di vicende quotidiane. A me piace prendere spunto comunque dalla vita quotidiana per poi diciamo creare delle immagini e estrapolare delle immagini da quello che vedo, diciamo, ecco, anche dalle situazioni più comuni. Mi piace in qualche modo creare dei racconti, però non descrittivi nel senso del termine, sì. Cioè non mi dilungo, ecco, nelle descrizioni, ma vado per immagini, e questo è il mio modo di scrivere. Ok, allora dalla chat ho visto che c'è già una domanda, questa la facciamo. Allora, il nostro caro Biscottino, che è tornato in chat. Ancora anche Biscottino! Biscottino, devi dirci chi sei, perché siamo troppo curiosi. Ormai siamo... C'è un utente che si firma Biscottino già da due settimane e non sappiamo chi sia. Comunque, questo soprannome ci piace veramente un sacco. E intanto ti fai complimenti, dice sei molto carina, e ti chiede qual è il tuo genere musicale. Il genere musica, a me piace un po' mischiare gli stili, i generi, questo è proprio il filo conduttore del CD. Infatti ci sono molti strumenti, molte sonorità, cioè, ci sono anche suoni un po' strani come il santur, che è uno strumento indiano, il flauto, il clavicembalo, la fisarmonica, il pianoforte, ovviamente, perché quello è il mio strumento, diciamo. Veramente varie sonorità, anche si va veramente dalla classica alla chitarra, cioè dalla chitarra classica all'elettrica, e quindi è chiaro che quando questi strumenti vanno a fondersi anche in un unico pezzo, magari si creano veramente delle sovrapposizioni di suoni che non si possono ricondurre a un genere in particolare, cioè okay. Un po' di fusion, un po' di rock, perché il produttore artistico è John Manson, è un produttore americano che ha mixato anche il CD in New Mexico, e quindi è chiaro che lui negli arrangiamenti che ha fatto c'è quella nota un po', no, internazionale della chitarra elettrica. Io sono più legata magari al genere, alla musica popolare, però veramente
diciamo, bisogna sentire il CD, infatti anche ad ascoltarlo su Spotify e presentarlo online, e quindi si può ascoltare tranquillamente, diciamo, in maniera gratuita per chi volesse, e poi ovviamente si può anche acquistare andando sul mio sito www.beatricecampisi.it, lì insomma ci sono tutti i link utili all'acquisto. Però dicevo, appunto, è un genere che bisogna ascoltare, perché non, cioè, non riesco mai a catalogarlo in un settore determinato. Comunque scrivo in italiano, questo è un fatto, e anche in parte in dialetto siciliano, e poi come genere musicale, ripeto, è un misto, diciamo, una contaminazione di generi tra il jazz, fusion, progressive rock, c'è anche qualcosa di swing. Infatti, io ho notato molto anche un taglio proprio cantautorale nei tuoi pezzi. Beh, sì, gli ascolti chiaramente sono quelli, nel senso, io vengo dall'ascolto della musica italiana, cantautorale, principalmente di solito mi dicono un po' che si può rivedere un po' Paolo Conte, un po' Vinicio nei miei pezzi, perché appunto non sono descrittiva come può essere, non so, Guccini o De André, ma sono più legata al racconto per immagini, e quindi, che poi io li invidio un sacco, perché io adoro Guccini, proprio vorrei un sacco poter scrivere un decimo di come scrive lui, però proprio non è nelle mie corde quel tipo di scrittura così prolissa, piena di parole. Beh, poi ognuno in fondo c'è il proprio genere musicale, comunque quello che tu hai scelto, anche se comunque è un mix di vari stili, è comunque un genere molto riuscito, e tra l'altro dopo metteremo dei link sia a commento della diretta che anche nella chat. Federico ti chiede, visto che abbiamo parlato anche un po' delle tue varie influenze di generi musicali, a quali band ti ispiri o a quali solisti? Quindi abbiamo detto magari anche Paolo Conte, non so, c'è qualche artista che ti piace? Ma cioè, ce ne sono tanti, no? Adesso direi anche Pino Daniele mi ha segnato molto. Bravissimo, Battiato, sì, Battiato, in parte attualmente mi piace molto Mannarino, però vabbè, cioè, ascolto di tutto veramente, quindi perché vengo da una famiglia con delle influenze musicali veramente eterogenee, quindi io ho ascoltato anche molto la classica, la lirica, perché ho studiato anche al conservatorio. E poi c'era mia sorella che invece era maniaca del rock, dei Pink Floyd, quindi ho anche dei Beatles, così, dice John Lennon, e quindi veramente tutte queste suggestioni mi hanno chiaramente influenzato. Non c'è un genere, forse in base ai periodi, ecco, ascolto più uno o l'altro. Quando mi fisso con la lirica, tutto il palazzo mi odia che comincio a fare gli acuti. No, beh, però a parte gli scherzi, poi da poco sto prendendo anche lezioni di chitarra, perché vabbè, io non sono una musicista assolutamente, però mi piace comunque almeno creare, non dico gli arrangiamenti, però almeno le strutture di base dei miei pezzi, perché poi compongo, scrivo e compongo allo stesso tempo, no? Cioè contestualmente, quindi almeno le strutture di base, il pianoforte eccetera, mi piace crearle. E adesso quindi ho scoperto il mondo incredibile della chitarra, adesso fare quattro con la minore, mi maggiore, così, però tipo, sono felicissima, ogni accordo che faccio, no, bellissimo, no, non ci posso dire, a qualcuno mi smonta, vabbè, dai, ma è un amore. Allora, dalla chat c'è ancora Biscottino, che fa una domanda che non si dovrebbe fare, però noi te la facciamo perché comunque l'ha motivata. Secondo me con una motivazione, insomma, che alla fine fa un po' riflettere. Dice: so che non si dovrebbe chiedere, ma quanti anni hai? Dall'impressione sembri una donna vissuta, e penso sia così, però ti vedo così giovane. Vabbè, no, non ho nessun problema a dire ovviamente l'età, io ho 27 anni, quindi non so, magari non so quale sia il concetto di Biscottino, cioè. Cioè, se lui pensa che a 27 anni si possa essere già delle donne mature, quindi pensava che ne avessi magari 18 o no, non lo so. No, però secondo me lui pensava che tu ne avessi di più, ma per il modo di esprimerti, per il modo di raccontare, come vissuto, proprio come esperienze personali.
sì, beh, cioè, io ho sempre cercato nella mia vita di fare quello che desideravo comunque, di seguire il flusso degli avvenimenti senza pormi necessariamente un limite, ecco. Vabbè, chiaramente nel buon senso, sempre rimanendo coi piedi per terra, però cioè, ho fatto sempre quello che mi andava di fare, ho vissuto anche fuori dall'Italia per diverso tempo, in Belgio a fare l'Erasmus, non lo so, quando ho terminato gli studi non avevo dubbi sul fatto di volere di nuovo tornare a fare musica, infatti nel giro di un anno ho registrato il CD, e ovviamente già alcuni pezzi c'erano, altri no, però diciamo che quando mi metto in testa qualcosa, molto probabilmente, cioè, sicuramente con il mio carattere molto disciplinato riesco a portarla a termine, poi vabbè, le cose che non dipendono da me ovviamente non posso controllarle, però quello che dipende da me è fatto in maniera assolutamente disciplinata e seria, perché io sono una sportiva e quindi ho nel DNA proprio la disciplina. Io so che Marco era molto affascinato dal fatto che tu suonavi diversi strumenti, vero Marco? Sì, comunque diamo il benvenuto a Pablo, che è appena arrivato adesso. Ciao Pablo. Quindi. Ciao, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Sì. No! Ciao a tutti, ciao testa di caso, ciao a tutti gli ascoltatori, salve Beatrice, piacere di conoscerti. Ho preparato qua un bel po' di domande, spero di farne quelle più giuste. Volevo solo chiedere, visto che ormai sono arrivato, avete già fatto sentire qualche traccia di Beatrice? Allora, questa sera non possiamo far sentire le canzoni di Beatrice perché essendo protette da copyright SIAE non possiamo trasmetterle. Okay. Però lasceremo comunque dei link a commento della diretta e della chat di Radio Saiuz, oltre a dare ovviamente, come ha già fatto prima Beatrice, i vari contatti dei siti. Ok, volevo solo dire una cosa, visto che si parlava di chitarra quando sono arrivato. John Manson, sì. Si parla di un cantautore chitarrista, insomma, di fama non indifferente. Ho visto la sua biografia, 15 album, e ha prodotto insieme a te, se non sbaglio, Beatrice, l'ultimo album. Insieme a Cobert Edizioni, se si può dire. Sì. E volevo chiedere a te, Beatrice, se l'hai conosciuto di persona, se hai avuto modo di lavorarci, che persona è, che cosa ti ha trasmesso, soprattutto John Manson, anche perché è uno che, insomma, ne sa parecchio. Ne sa qualcosa. E quindi sì. Volevo chiederti questo intanto, sì. Ma guarda, John è stato assolutamente disponibile, figurati che è venuto in Italia apposta quando io ho registrato il CD, quindi ci ha seguiti, diciamo virtualmente tramite Skype, così come stiamo facendo noi nella fase di preproduzione, negli arrangiamenti che però diciamo abbiamo realizzato, ecco, in maniera comunque distaccata da lui, seppur con la sua supervisione, quindi ci ha lasciato molto liberi di esprimerci, cioè di esprimermi principalmente, poi ovviamente anche me e il quartetto di base con cui ho arrangiato i pezzi, quindi piano, contrabbasso e batteria e voce, ecco, praticamente i pezzi li abbiamo arrangiati noi quattro. Inserendo poi, pensando di inserire vari strumenti, varie suggestioni in base a quello che succedeva ovviamente. E quindi lui ha seguito questa fase da lì, da Santa Fe. Quando invece abbiamo registrato in effetti a settembre, si è proprio New Mexico. Sì. È venuto proprio per 15 giorni in Italia, e in particolar modo non in Italia, non so, Firenze, Roma, ma a Bel Gioioso, ragazzi, che... Cioè, mi diceva, ma perché Belgioso non è? Né, perché lui parla perfettamente in italiano, dato che viene qui da più di 20 anni, ha collaborato. Ah, però, ha collaborato anche con Bennato. Sì, con Edoardo Bennato, ha fatto una traduzione dell'isola. L'isola che non c'è. Mm-hmm. E quindi.
è venuto e proprio si è trasferito effettivamente lì per 15 giorni, non ha preso neanche date, cioè non aveva nemmeno quel momento di sfogo, perché sono stati 15 giorni ovviamente bellissimi, un'esperienza bella di registrazione, però infernali. Cioè io con un'ansia proprio, avevo sempre la faccia, mi imitavano, avevo sempre la faccia così. allora tutti, ma quindi sei contento, ti piace? Sì, sì. Beh, sì. Immagino, insomma. John ho distrutto, era sempre sul divano e alla fine sparlava, dicevamo delle cose senza senso perché ormai non ne potevamo più. Il giorno che hanno registrato gli archi, perché c'è anche il quartetto d'archi, ci sono tantissimi strumenti, eravamo ormai andati fuori di testa completamente e mangiavamo taralli all'impazzata. Taralli all'impazzata, è proprio una cosa incredibile. E nulla, quindi lui, cioè, che cosa vi devo dire più di questo? È un professionista, cioè, veramente è piacevole lavorare con lui, perché chiaramente dava la sua supervisione, che è stato qualcosa di essenziale per la realizzazione del CD, perché sennò veramente io da sola penso che sarei impazzita, non lo so. Cioè lui era lì calmo, ci diceva veramente, perché ovviamente dall'alto della sua esperienza enorme riusciva a capire quali potevano essere le criticità, magari una cosa che io davo per scontato, diceva vabbè, ma questa viene, e lui invece magari diceva però guarda che poi quando si registra è diverso, eccetera, e quindi magari delle cose che io ritenevo più difficili poi in realtà con la sua presenza erano semplicissime, e altre che sembravano perché veramente riuscivo a prevedere molti tempi, quindi anche la scaletta che abbiamo fatto è andata assolutamente liscia grazie alla sua presenza. E poi ovviamente quando ha portato i brani a Santa Fe nel suo studio e l'ha mixati e masterizzati, è chiaro che i suoni che ha tirato fuori sono bellissimi, cioè non potevo neanche pensare di arrivare a questi suoni senza di lui, assolutamente. Quindi la sua presenza è stata proprio fondamentale, cioè questo CD non sarebbe stato questo CD senza di lui, con questi suoni, ecco, assolutamente. E poi lui ha fatto anche l'arrangiamento di Filo di Fumo, che è la sesta traccia, e si sente proprio, cioè, si sente proprio, appunto, come dicevo, l'elemento internazionale in quel pezzo, secondo me. Ok, e dalla chat qualcuno chiede, che poi non so se è la stessa persona che ha scritto anche di Pianeta Oggi TV, perché dice che la trasmissione è andata in onda, sta andando in onda anche su Pianeta Oggi. E, c'è qualcuno, uno che non si è firmato perché è anonimo, c'è qualche aneddoto particolare con John Manson? Ma non lo so, se ne sono da ridere, perché stai ridendo. Fate mangiare taralli. Passeggiare con i taralli. Che cose da ridere, oddio. Però, cioè, allora, vabbè, comunque una cosa bella era quando magari quando abbiamo suonato insieme, perché fra l'altro lui è anche venuto giù a Pavia quando ho presentato il CD a Spazio Musica. Lui è venuto, ha preso delle date, eccetera, proprio per presentarlo insieme a me, quindi abbiamo suonato anche insieme a Spazio. E beh, forse è questo quello che posso raccontare, che non avevamo assolutamente, perché abbiamo presentato il CD in 12, perché io ho la fissa dei suoni, quindi dovevo ricreare tutti i suoni, perché era la presentazione, la prima, eccetera, quindi, e allora, bellissimo, sì, ricreare suoni, la gente contenta, però eravamo sul palco stretti stretti, e c'era Giono dietro di me, seduto sull'amplificatore della chitarra, che cercava di suonare, eccetera, però veramente non riuscivamo, cioè alla fine è stato tutto bello, però veramente lui mi fa, non ho fatto mai un concerto così compresso, non riuscivo nemmeno a fare gli assoli, quindi no, ma lui è un grande, cioè veramente, ne potrei raccontare tantissimo. Poi quando ci è arrivato il pianoforte a coda, abbiamo registrato con un pianoforte a tre quarti di coda, e bello. Le parti, sì, bellissimo, e allora ovviamente anziché registrare, tipo per 5 ore abbiamo solo provato a usarlo, perché eravamo troppo. Quindi tu, chiunque ha suonato, io 2 ore, il pianista 2 ore, John è rimasto là a tempo indeterminato a provare tutti i suoi pezzi, piano e voce. E quindi abbiamo tutte queste foto in cui abbiamo perso praticamente 5 ore del nostro tempo così, solo perché eravamo felici di avere un pianoforte. Però sì, diciamo che ne abbiamo veramente fatte tante, è stata una bellissima esperienza, e poi un incontro
veramente bello, e spero di poter anche andare lì a, se ci sarà modo, a fare qualche live magari. Questo sarebbe un mio grande proposito. Beh, sarebbe bellissimo. Sì, veramente. Allora, io direi che essendo già le 22:26, Ugo, di mandare un brano, però prima vorrei dire che la chat della diretta di Facebook è super animata da Iman Amuch, non so se si pronuncia bene, e Sara Carnielli, da Diana Dare, Elisabetta Campisi, immagino sia la sorella, e Rosario Moreno, che è il nostro capo e ci saluta tutti. Quindi salutiamo tutti quelli che stanno scrivendo in chat. Un saluto a tutti. Grazie. Un saluto anche a Imen. Un saluto a Sara e a Imen. Ok, Imen. Grazie. Allora, caro Ugo, direi che sia ora di mandare un brano che non è purtroppo della nostra bravissima Beatrice Campisi, ma adesso metterò il link appena siamo fuori onda di qualche suo brano, così gli ascoltatori che ci stanno seguendo in diretta su Facebook possono cliccare sul link e guardarselo. Al posto della canzone che trasmettiamo, no scherzo, dai. Allora Ugo, dai, è giusto così, insomma. Esatto. Allora Ugo, ci siamo col brano? Io sì, ci sono, voi ci siete? Noi ci siamo. Ah, sicuri, eh? Va bene, mi spiace, non lo dirò nemmeno qual è il brano. No, allora sono un gruppo di persone che comunque sono già passati da noi, che salutiamo, sono Yelin Even, e questo è qualcosa di diverso. Ma mi raccomando, non scappate, che subito dopo la canzone siamo nuovamente qui. Brano partito! Ti ho incontrato.
Eccoci qua, ritornati insieme alla nostra ospite Beatrice Campisi. Veramente complimenti, siamo pieni di domande da farti, ma speriamo di essere abbastanza sintetici in modo di non disturbarti troppo. Subito una cosa che volevo chiederti, Beatrice, visto che ho notato, a parte la tua laurea magistrale in filologia, e hai proseguito i tuoi studi, i tuoi corsi attraverso Campus, soprattutto il CET di Mogol. Sì, esatto, mi sono ritrovata al CET di Mogol per affrontare come una mai? Come è nato tutto? Perché... lo sapevi, questa... non lo sapevi? Te l'hanno consigliato degli amici? Come? Ma essenzialmente online, praticamente, ho avuto modo di... online era, cioè, c'era una promozione relativa a questo campus, insomma praticamente si trattava di una full immersion di 3 giorni in cui abbiamo fatto lezione praticamente ben oltre 12 ore al giorno, perché si cominciava alle 8 di mattina, si finiva anche a mezzanotte, così, quindi è stato veramente molto serrato, quindi senza pause eccetera, non era veramente... Perché... Tre giorni non fai niente, cioè nel senso, arrivi, metti la valigia, pronta giù, subito al lavoro. Però ti dirò che invece io pensavo così, infatti ero un po' scettica, però invece ti dirò che abbiamo fatto invece tantissimo, perché se pensi che ogni corso magari durava 2 ore, e per 3 giorni così di fila senza neanche una pausa eccetera, è chiaro che... dipende, certo, se vai lì in maniera completamente, no, che magari non sai nemmeno le basi del canto eccetera, allora questo sì, però siccome già avevo comunque un passato anche, no, in cui ho studiato canto, ovviamente anche un po' percezione del corpo, teatro e tutte queste cose qui, è chiaro che magari dei piccoli suggerimenti potevano essere colti in base a chi riceveva la nozione in modo diverso, e quindi io ho potuto accrescere tutto quel bagaglio che già in parte avevo, però sai, quelle curiosità che vengono magari da professionisti affermati con grande esperienza possono fare la differenza, ecco, poi nel percorso. Quindi è stata una bellissima esperienza, devo dire. Bella. Possiamo consigliarlo anche a chiunque, anche perché è da poco che anch'io ho visto questi campus e questi stage, e devo dire la verità, non sono molto pubblicizzati, nel senso, a volte molti artisti non conoscono questi corsi, questi stage, dove si svolgono questi campus, e credo che non ci siano solo corsi per cantautori, ma credo anche... No. Ci sono vari settori, per cantautori, per ma anche tipo rap, anche altri settori completamente diversi. Cosa ne pensi della musica rap? Della musica rap, cosa ne pensi? Ah, beh, dipende dal rapper di cui stiamo parlando. Ad esempio, a me piace Caparezza tantissimo, cioè io lo ascolterei di continuo. Quindi veramente bisogna vedere ora i ragazzi, perché attualmente sto insegnando la scuola media, diciamo la primaria, la secondaria di primo grado, e loro sono fissati col trap più che altro, quindi mi fanno sentire tutte queste cose, no? Però io mi aggiorno, mi ascolto con piacere, vedo che veramente va molto questo genere fra i giovanissimi. Devo dire che non sono stata mai razzista con la musica, nel senso che veramente mi piace proprio ascoltare di tutto, e vedo che con gli anni anche dei generi che prima magari non tolleravo meno, adesso invece mi piacciono. L'importante è che sia di qualità, insomma, dai. Vabbè, questo sì, però certo, magari, non lo so, non voglio offendere nessuno, però magari, non lo so, il liscio... Non è proprio la musica, ecco. Però sì, cioè, tendo ad ascoltare un po' di tutto, perché secondo me è anche giusto così. Vorrei cogliere l'occasione questi 2 secondi per dire, anche ribadire a tutti gli ascoltatori e tutti gli artisti che vogliono emergere e che vogliono cercare di imparare qualcosa sulla musica, mi raccomando ragazzi, andate a cercare sul web corsi, stage, che ce n'è pieno, e consigliamo in questo caso
il corso di Mogol, dove ci sono diverse sfaccettature, a quanto pare ci sono corsi di cantautore, poesia, canto e quant'altro. E quindi mi raccomando, tutti sul WCAT, ragazzi. È chiaro che non bisogna immaginare di avere una, di ricevere in 3 giorni una formazione, no, totale, però se già si hanno delle basi può essere un buon punto. Sì, cioè per completare con la preparazione può essere uno spunto ottimo. Perfetto. Marco, hai domande? Oddio, io vorrei capire anche quando ha iniziato a suonare, quando ha iniziato, perché suona ben 3 strumenti, da quello che... Ah, però, 3 strumenti! 3 strumenti, suona 3 strumenti, quindi vorremmo capire un attimo anche, niente, cosa, anche cosa, la prima canzone, cosa ha iniziato, come ha iniziato a suonare, e niente. E qual è il primo strumento che hai cominciato a suonare? Allora, il primo strumento che ho cominciato a suonare è quello che poi in effetti è il mio strumento che mi azzardo a suonare nel live, ecco, è il pianoforte. E gli altri, diciamo che sono strumenti di, vabbè, chitarra, ukulele, riesco a farla anche con l'ukulele nel live, così, però diciamo che tendenzialmente, come dicevo prima, ho soltanto le basi, invece magari col pianoforte riesco un po' a... diciamo a gestire meglio la situazione live, voce piano con 2 strumenti. E come ho cominciato? Ho cominciato da quando ero proprio piccola, quindi pianoforte da quando avevo più o meno 10 anni, il canto, vabbè, non ho studiato canto quando ero proprio bambina, perché comunque io non lo consiglio, non ritengo che sia opportuno, forse opportuno cominciare a presto. Sì, con la voce non è esattamente come con gli strumenti, ecco, la voce è veramente uno strumento interno al corpo, è qualcosa di unico, veramente unico. Sì, e quindi è chiaro che quando poi la voce comincia a cambiare veramente per l'età, no, che avanza, è chiaro che nella fase della pubertà si possono avere veramente dei traumi, nel senso che sentire la propria voce cambiare può essere veramente un trauma per un ragazzino, per un bambino. Io l'ho provato nel mio piccolo perché ho sempre cantato, però non avevo ancora studiato, e quando la mia voce è cambiata, come sta cambiando anche adesso fra l'altro, perché ora comincio a invecchiare, e diciamo che bisogna ritrovare di nuovo il focus, non è semplice, così allora magari cominciando a studiare verso i 13-14 anni forse ci si può evitare, insomma, una piccola delusione, o comunque cominciare a lavorare su un organo che ormai è quasi praticamente, cioè è già, si avvicina verso l'età adulta, e quindi non dovrebbe, la voce non cambiare più di tanto fino ai 18-20 anni o giù di lì. Mm-hmm. Quindi questa è la mia idea. Allora, io scusate se entro un po' così, ma c'è sempre Biscottino in chat. Ciao Biscottino, ti salutiamo sempre, Biscottino. Sei sempre i nostri cuori, Biscottino. Sei sempre, allora, nella mia pancia. Allora, Biscottino ti chiede, dati tutti gli impegni che hai, sei comunque una donna impegnata tra scuola, lavoro, musica, riesci a ritagliare degli spazi per te? La domanda è un po' generica, un po' personale, però... Sì, riesco, perché diciamo che in passato non mi sono privata di tante cose per questa storia della, diciamo, dello studio, della carriera, eccetera, quindi ho capito che porsi degli obiettivi è giusto, ma è anche giusto coltivare altre cose, e io principalmente che prendo per me stessa è il tempo legato, vabbè, alla lettura, perché mi piace molto leggere o guardare film, e magari la sera, e poi mi piace passare il tempo con gli animali, e vabbè, qui a Pavia ho solo la mia cagnolina, e quindi facciamo lunghe passeggiate qui al fiume, e questo mi rilassa molto, quindi questo è il tempo di solito. Pavia, ecco una domanda che volevo farti, Beatrice, se possibile. Ti sei trasferita a Pavia?
Com'è stato il trauma dalla Sicilia alla marittima, mare, dai cannoli siciliani al pesce, al sole, al vino, nero d'Avola, e tutto e per la musica. Immagino ti sei trasferita a Pavia per mi sono trasferita per fare inizialmente la magistratura. Però già avevo l'intenzione di ricominciare, insomma, a suonare, quindi è chiaro che in Sicilia è un po' più difficile rispetto a un centro come Milano, che ovviamente dà anche a livello geografico più opportunità. In Sicilia offre, magari non ci sono molte opportunità per... Ma il punto è che la Sicilia è un'isola, quindi di per sé può dare ovviamente delle opportunità. Io ho fatto tante cose in Sicilia con tanti musicisti eccezionali, ho fatto anche live importanti al Metropolitan di Catania, e questo sicuramente, non dico che non ci siano opportunità, però rimane comunque un'isola, e quindi è chiaro che uscire fuori dall'isola è un passaggio comunque che vedo anche negli altri fondamentale per riuscire a toccare più luoghi diversi, farsi conoscere in maniera capillare in diverse zone dell'Italia. Qui è più semplice, lì è chiaro che ogni volta che devi oltrepassare lo stretto, cioè, è uno stato la Sicilia praticamente, perché pensare di attraversare lo stretto è una tragedia, cioè... Sì, certo. E come mai avete scelto trasferirsi a Pavia? Beatrice collabora con musicisti, dove comincia a fare preparare un progetto dal titolo Il gusto dell'ingiusto. Esatto. Ecco, raccontaci un po' cioè il gusto dell'ingiusto. Da dove è cominciato questo pensiero, e soprattutto cosa vuole significare? Cosa vuole significare? Sì, del titolo, vabbè, ho parlato all'inizio, diciamo, dell'intervista. Per quanto riguarda le collaborazioni, tutto è nato in realtà dalla collaborazione con un unico musicista pavese, che si chiama Riccardo Maccabruni. Insomma, con lui praticamente, cioè, da lì è nato proprio un duo essenzialmente, che poi si è trasformato a mano in un trio e poi in un quartetto. E io ho cercato l'appoggio e l'aiuto di qualcuno che potesse proprio farmi entrare, no, nel mondo della musica qui a Pavia, perché non conoscevo effettivamente nessuno. Ricordiamo allora che sei a Pavia... non conoscendo nessuno, quindi ti è toccata. Assolutamente, non conoscevo nessuno. Ho costruito tutto da sola, nel senso che ho cercato questa persona, cioè ho cercato un po' in giro dei contatti, eccetera. Mi hanno dato il contatto di questo ragazzo che poi è anche lui polistrumentista eccezionale, no? Cioè, io suono, mi accompagno, ma lui è davvero un grandissimo musicista, molto conosciuto nella zona, perché suona. È un pianista essenzialmente, ma suona anche la fisarmonica, la chitarra, e in questo modo nei live possiamo avere anche vari strumenti, varie sonorità, pur essendo magari in due o in tre, perché sappiamo suonare diversi strumenti. E quindi è nata così, ho conosciuto lui, poi insomma lui si è appassionato alle mie canzoni e abbiamo cominciato a coinvolgere il bassista. E dopodiché appunto c'è stata l'occasione del bando SIAE che abbiamo vinto, abbiamo compilato questo bando insieme, l'abbiamo vinto. Abbiamo messo dentro appunto Giono Menzo, l'ufficio stampa, l'etichetta, Cobert, eccetera. E nulla, ci sono arrivati questi fondi, e tramite questi fondi abbiamo finanziato il primo album, Il gusto dell'ingiusto. Nel frattempo, ovviamente, tutto questo nell'arco di un anno più o meno. Nel frattempo, io ovviamente c'erano dei pezzi che già esistevano, che avevo scritto, altri li ho scritti nel frattempo, li abbiamo arrangiati insieme. E quindi la cosa veramente che vorrei sottolineare è che tutte le persone che hanno in realtà partecipato, dalla fotografa a poi chi ha fatto il mixaggio, la registrazione, eccetera, veramente sono tutte queste persone sono legate da un filo, cioè il fatto di dell'entusiasmo con il quale hanno affrontato questo progetto, veramente come se fosse stato loro, e questo è stato bellissimo, cioè riconoscersi è molto bello. Avere un confronto, riconoscersi, beh certo,
Ricordiamo che questo artista dalla Sicilia ha preso le valigie, è andato a Pavia, e non conoscendo nessuno, si è aperta una strada e ha cercato e ha trovato qualcosa, a quanto pare. Ok, allora, io ho una domanda dalla chat, scusate ragazzi. Certo. Allora, ti chiedo, effettivamente questa era una cosa che non, a cui non avevo... avevo pensato. Ho notato che ti presenti con il tuo nome e cognome, molto bello, ma come mai non hai scelto un nome d'arte come fanno in molti? Il nickname? In realtà è nato in maniera, questa cosa è nata in maniera naturale, essendo autrice, comunque compositrice dei miei pezzi, non ho pensato mai, diciamo, di sovrapporre un nome, perché già per in qualche modo quando scrivo rappresento me stessa e quindi mi sembrava un po' una forzatura mettere un nome d'arte, cioè nel momento in cui esprimo delle cose che vengono da dentro e sono miei pensieri eccetera, volevo mettere il mio nome, no? La mia firma a queste idee, a questo mio modo di fare, cioè, mi volevo prendere la mia responsabilità. Se qualcuno vuole criticarmi, può criticare Beatrice Campisi, o se mi vuole elogiare lo stesso. Io ti vorrei chiedere anche un'altra cosa. C'è la possibilità di vederti live da qualche parte? Avrai dei concerti nel prossimo futuro? Se sì, vuoi dirci qualche data? Sì, a parte che sulla mia pagina Facebook, prima non l'ho detto, ma io ho una pagina Facebook, potete vedere insomma tutte le... Si chiama Beatrice Campisi, Beatrice Campisi, giusto? Sì. E poi ho portato anche YouTube, ovviamente. Chiedo un attimo scusa se mi interrompo. Ho avuto un po' di difficoltà a sentire l'ospite. Ma infatti non sei arrivata bene, Beatrice, se puoi ripetere per favore. Sì, no, dicevo che ho la pagina Facebook e il canale YouTube. Questo okay. È chiaro. Ok, perfetto. Quindi col mio nome è Beatrice Campisi. E quindi sulla pagina Facebook, ovviamente cliccando, eccetera, si possono visualizzare tutte le news, le date future. Approfitto appunto per invitare gli ascoltatori. L'11 febbraio sarò a Valle Crossia, vicino Sanremo. C'è questo live, diciamo, di presentazione del mio album in quartetto. Siamo lì in occasione delle attività collaterali al festival, perché è proprio la settimana del festival, domenica prossima, e di conseguenza, insomma, chi si dovesse trovare anche eventualmente a Sanremo per il festival, magari può restare quella sera ad ascoltarci presso il Museo della Canzone di Valle Crosia Imola, e quindi invito tutti. E poi vabbè, ci sono altre date in ballo nel Pavese comunque, però questa ancora bisogna decidere la data, fissare la data precisa, e quindi magari lo scriverò sulla mia pagina. Ok, per quanto riguarda i video, io ho visto che tu hai parecchi video, come li ho visti trovi? Tutti. Come ti trovi nell'interpretare, nel recitare? Vabbè, mi trovo bene. La mia idea, ecco, di musico, quello che comunque vorrei realizzare in futuro e sto cercando di realizzare, è quello di creare uno spettacolo onnicomprensivo, quindi in cui ci sia un flusso continuo di musica, parole, canzoni. Ovviamente non ho quella pretesa di poter fare tutto da sola. Di sicuro mi piacerebbe coinvolgere dei professionisti e in modo che ognuno possa curare la propria parte, ecco. Però veramente, fin da giovane ho lavorato in questo senso, ho lavorato a molti spettacoli anche che coinvolgevano, ecco, il corpo, e di conseguenza veramente il mio obiettivo, il mio sogno è quello veramente di curare la regia e la realizzazione di uno spettacolo onnicomprensivo. Di conseguenza fare un video per me è un momento, non c'è chiaramente l'esperienza live, perché ovviamente nel video non si canta live, però è quello. Però ci sono anche dei live, ho notato, su YouTube, andate a vedere, ragazzi, ci sono anche dei live di Beatrice. Ho notato delle performance molto 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 interessanti, siccome nei contorni di ricordi, complimenti. Sì, quello è, diciamo, videoclip. Il singolo del CD per la regia di Marco Rosson è A Vo, e questo è, c'è il singolo A Vo,
YouTube. Uscito il 10 novembre 2017, dove racconta una storia importante, riguarda donna, riguarda sui diritti della donna, sulle violenze. Sì. Andatevi a vedere il singolo Abort. Molto bello. Sì, è un po' forte anche il video. Abbiamo deciso, insomma, di rappresentare questa questo dolore attraverso questa figura della crisalide, no? Che nera, che vuole diventare farfalla. E quindi, insomma, è un video comunque che ha visto una fase di preparazione di trucco importante. Infatti, ringrazio anche Leonorita che ha curato il trucco, è stata veramente bravissima, ma anche Marco, veramente dei professionisti, veramente bravi. Ok. E Ugo, avevi qualche domanda per l'artista, visto che ormai siamo agli sgoccioli della trasmissione, il tempo è volato praticamente. Ugo, non ti abbiamo sentito. Ugo, dove sei? Ugo. Ma non mi dovete sentire, non mi dovete sentire, bisogna sentire Beatrice. Che bisogna sentire, no, io guarda, domande in particolare non ne ho, perché tra quelle che state fatte, che avete fatto voi, a quello che è arrivato comunque dalla chat, quindi mi ha abbastanza ho sentito abbastanza, anzi no, l'unica cosa che come si può dire, un artista tutto tondo, potremmo dire. Comunque adesso non voglio esagerare, però almeno questa è l'impressione che dà, è una bella cosa. Io mi siete di farti un grosso in bocca al lupo comunque per tutto quello che hai fatto, e ovviamente per quello che farai ancora. E mi raccomando. Vorrei chiedere infatti, scusami Ugo, vorrei chiedere a Beatrice progetti futuri. Sappiamo che a breve uscirà questo album, sentiremo una Beatrice cambiata, sentiremo una Beatrice è uguale a prima. E soprattutto dopo questo album hai già in mente qualcos'altro? Per il futuro, allora? L'idea è quella di comunque innanzitutto di suonare, quindi di portare l'album in giro, cioè per l'Italia. Stiamo cercando veramente di trovare le situazioni giuste per poter suonare, e questo è l'obiettivo. E poi, come dicevo prima, vorrei appunto scrivere uno spettacolo che veda l'unione di recitazione, musica, con soluzioni di continuità, senza stacchi, perché penso che nel momento in cui, una volta ho visto il live molto bello di Paolo Conte, non c'era ovviamente, c'era solo musica, però lui non parlava fra un pezzo e l'altro, e quindi questo l'ho trovato molto bello. C'è l'idea di creare uno spettacolo, un continuum, e questo è quello che vorrei realizzare compatibilmente con le mie possibilità, ecco. E ho notato anche che su alcuni testi scrivi anche nome di fiori, come nel ritornello di un singolo, se non sbaglio, Gelsomini e Fresie. Sì. Gelsomini, sono andato a cercarlo perché a dire la verità ai primi due ascolti non riuscivo a capire, e poi ma in realtà no, cioè non era un, cioè, anzi un complimento, anzi perché suonava bene, e non riuscivo a capire le frasi, e poi alla fine però veramente bello anche quel ritornello. E parli di tanti argomenti anche del passato, soprattutto una cosa interessante nel video dei contorni di ricordi. C'è una cosa che mi incuriosisce, perché chi è l'uomo che esce dall'armadio? L'uomo cerchiato è il pianista che vi dicevo, con il quale ho cominciato a suonare. Allora, quella cosa dell'uomo gruccio è una cosa incredibile, perché una volta di sera siamo usciti una sera, e allora avevamo questa gruccia in macchina, ancora non si parlava neanche di video, di nulla, e allora abbiamo cominciato a metterci questa gruccia, no, così, tipo a fare, cioè a rimanere appesi, e da lì è nato una cosa incredibile, un seguito assurdo, per cui non appena abbiamo fatto il video ho detto: no, tu devi essere l'uomo gruccia, cioè non esiste che non fai l'uomo gruccia. Quindi l'abbiamo fatto vestire così, lui ovviamente era contrario, però noi l'abbiamo costretto a infilarsi dentro la casa, perché poi lui è piccolino, quindi l'abbiamo inviato là dentro. E no, secondo me è anche una scena troppo divertente. Divertentissimo, cavolo, veramente.
E un'altra cosa che mi ha colpito, beh, dei contorni dei ricordi, scusa se mi permetto di insistere su quella traccia, poi il video, ragazzi, ci sono cose del passato che racchiudono molte cose, anche vedo, sei molto legata alla tua terra, noto questa sì. cosa, e è una cosa bella, sei legata alla tua terra, alla Sicilia. La macchina da scrivere, spiegaci, no, scusami la macchina da scrivere, la macchina da cucire. La macchina, allora, da cucire, quella è un'idea del regista, diciamo, che ha pensato di cucire i ricordi attraverso questa macchina da cucire antica. Sì. E io ovviamente quando me l'ha detto, che poi era questa ragazza che la possedeva e di conseguenza abbiamo potuto utilizzarla. E la combinazione, Ricci, è la combinazione tra Ricci Spettinati, che lo ripeti molte volte. Sì, sì. Quello là e Ricci Spettinati, quello è perché quando mi sveglio la mattina ho già avuto modo di raccontare questa storia, non so mai che cosa succederà. Allora certe volte mi sveglio con questi capelli così tutti nugo e dico no, che giornata di Elio. Poi a volte così la mattina quando mi sveglio tendenzialmente alle 6, tipo domani mattina ho i capelli proprio smorti. Poi certe mattine mi sveglio i capelli così, allora dico dai, questa sarà una grande giornata. Allora sono praticamente, prevedono il, non lo so, sono un elemento di comprensione della realtà per me, i miei capelli, cioè, o di previsione della realtà, non lo so. sono assurdi, veramente vivono di vita propria, e quindi per quello ne parlo, perché è pazzesco, cioè, non riesco a gestirli. Un'altra traccia che mi è piaciuta, ce l'ho qua. Qui parla un po' più sulla famiglia. Sì, ricordi di quando ero bambina, io vivevo in questo cortile in cui giocavamo. Vogliamo sapere tutto. Infatti poi c'è l'intermezzo in cui dico mi sto fe con un piede con una mano, e quello sarebbe una sorta di filastrocca che noi cantavamo quando eravamo bambini in questo cortile giocando a palla. Con un piede con una mano significa che noi palleggiavamo con questa palla sul muro e poi dovevamo nel contempo mettere un piede in alto, tirare magari la palla solo con una mano, e quindi è questo il significato di quella frase. E poi mi piaceva, insomma, ricordare tutti i giochi di quei momenti così semplici, così puri. Mi sembra veramente ancora di vedere quel sole proprio che batte sull'asfalto e noi che corriamo assolutamente incuranti di qualsiasi tipo di problema. La giovine età. Sette anni, quindi insomma. Allora, intanto, scusate se vi interrompo, ma ci siamo persi in chiacchiere, ma il tempo vola veramente velocissimo e sono già 2:59, quindi la trasmissione sta volgendo al termine, e vorrei chiedere a Beatrice se ha qualcuno che vuole ringraziare o salutare mentre è qui in diretta, per poi appunto dare i saluti finali e passare appunto la palla al nostro Ugo per l'ultimo brano. Beatrice, c'è qualcuno che vuoi ringraziare o salutare? Beh, intanto ringrazio voi per l'intervista, è stata una delle più belle che ho fatto e ho potuto parlare liberamente per un po', quindi grazie. Poi, vabbè, chiaramente, grazie l'ufficio stampa, chiaramente, Divinazione, e insomma tutte le persone che mi seguono sempre con grande affetto, anche adesso vedo sulla chat o in generale anche nei live, spero di poter in qualche modo ricambiare questo affetto tramite le mie canzoni, insomma io ci provo sempre con grande umiltà e voglia di scoprire nuove cose, di imparare soprattutto nuove cose, quindi questo è importante, e quindi tutte le persone che mi seguono in generale, e poi vabbè mia sorella, forse posso fare un ringraziamento speciale perché è una praticamente la schiava di questo CD, cioè lei poverina ha fatto di tutto, di più, però Elisabetta, però l'ho ringraziata comunque. Ringraziamo Elisabetta. Fa l'impossibile per me veramente.
Ok, e allora noi, allora io passo intanto la palla a Pablo e Marco, saluti finali, e ringrazio gli ascoltatori che ci hanno seguito, ringrazio Beatrice che è stata nostra ospite. Grazie. E ci rivediamo lunedì prossimo con un altro ospite che non svegliamo, ve lo diremo lunedì prossimo. Diciamo assolutamente. E, passiamo quindi la palla a Pablo e Marco, che poi a loro volta daranno la parola a Ugo per l'ultimo brano. Ok, beh, ormai non possiamo più dire niente, salutiamo tutti i nostri ascoltatori, spero che vi sia piaciuto a tutti anche ascoltare questa diretta anche stasera. Beatrice, complimenti. Non sapevo che altro aggiungere, sei, non so, sei... Beh, comunque abbiamo visto una Beatrice... Un'artista veramente a 360, sì. A 360 sincera, e sì. Quindi che dire. Ugo, aiutaci. Eccoli, mi siete caduti a fagiolo. Bene. Ne approfitto della parola, ragazzi. Io ringrazio innanzitutto tutti quanti, ringrazio Beatrice per essere stata qui con noi. Ovviamente io rinnovo, come facciamo sempre con tutti quanti, che se un giorno voleste tornare qua per parlare del prossimo progetto, che è la benvenuta, mi raccomando, Radio Science ha le porte sempre aperte. Io del prossimo artista non so nulla, e per ora non dobbiamo svelare nulla, quindi noi ci risentiamo lunedì prossimo. Io saluto tutti quanti, il condominio di Radio Science, e ringrazio ovviamente Gabriella, ringrazio Pablo e Marco, ringrazio soprattutto Beatrice per essere stata con noi, anzi ringrazio anche l'etichetta che gli ha permesso di venire qui da noi. E che dire, signori, alle 23.03 io vi mando un grosso in bocca al lupo, quello sempre, ma soprattutto una buonanotte. Niente, buonanotte? Va bene. Buonanotte. Adesso cantiamo anche la canzone della buonanotte. No, buonanotte a tutti, ragazzi. Questi sono i saluti più lunghi della storia. Esatto. Ragazzi, la sigla di chiusura è The Promise, sempre degli Eleven Heaven, e con questo è tutto. A lunedì prossimo. Ciao ragazzi. Ciao Beatrice. Ciao Beatrice. Ciao.